Immagino che siano le Marche e qui c'è Cartoceto. Arrivi un po' di acqua, ci serve l'acqua, un po' di acqua. Oh, grazie, ciao! La mia famiglia è una famiglia di contadini, ho più seguito le orme di mio zio Guido, che invece stava in stalla. A me piacciono gli animali. Gli animali perché mi piacciono? Perché sono vivi? Perché ti parlano? E più sto con gli animali, meno conosco le persone, la razza umana. E anch'io ho 69 anni, non sono mio, ma ancora ho la voglia di fare come un ragazzo. Voglio costruire, perché amo questo paese. Mi piace quanto c'è la gente per strada, come c'era una volta. Mi piace quanto incontro la gente. Eravamo in paese da poco, causa della guerra. Scorazzavamo per i vicoli e scalinate assieme ai ragazzi del posto e degli altri sfollati come noi. I ragazzi del paese erano silenziosi, abili. Si andava a fumare di nascosto sopra un albero, mettendoci al posto del tabacco delle foglie secche. Aquiloni di carta di giornale attaccata alle asticelle con colla di farina, carri armati con vecchi rocchetti da cucina e moccoli di candela tenuti da elastici, telefoni con uno spago lungo e due barattoli alle estremità. Giocavamo a fare casine in muratura con mattoni trovati in giro e per calcina terra bagnata, se non c'era acqua a portata di mano, tiravamo fuori il pisellino e annaffiavamo con quello. Ci pisciamo. Quando te lo sei tolto hai incominciato a parlare. Adesso chiacchieri, eh? Meglio chiacchierare che stare zitti. Ma quando venivano questi camion dei fascisti e che cantavano a squarciagola, non so perché, tutti timoriti, cercavano i giovani perché si vede che non volevano andare in guerra, e una volta ho visto sparare nel grano dove si erano nascosti. E questa era stata una cosa che per noi era una cosa fuori da tutte le cose, insomma, ed è stato molto brutto. La prima granata che è caduta qui qua su, cioè, sì, nel vostro tetto. Sì, nel nostro tetto.
E tutta la nostra casa dopo è stata proprio, non ci si poteva stare, e le mucche morte. Io dormivo sotto le scale lì da un contadino vicino a casa nostra, il rifugio era pieno, che facevamo i rifugi sotto i greppi, e quello era pieno, allora sono andato nella stalla sotto le scale da un contadino. È arrivata una cannonata, ha ucciso una mucca lì e io ero a 2 metri di distanza. Lei ha visto i 30 posti, no? C'è mai stato? Sotto. Quel rifugio lì. Che allora io ho detto a loro, gli ho fatto una testa così, noi siamo stati diversi mesi in quel rifugio. A vederlo adesso, uno dice, ma dove sei stato? Non è possibile perché è stretto, forse perché i mattoni ci hanno messo i mattoni, perché prima c'era terra, c'era la grotta, no? E poi usciva da qua su nella rocca, che infatti era ceduto a un certo punto. E lì stavamo, ci avevamo le rientranze della grotta, ma erano più grosse, cioè. Non essendoci tutto quello che ci hanno fatto, il vetro, quello e quell'altro, ci si stava. E poi alla sera dicevano, ha preso la pala e il piccone, perché dice, se viene una granata che ci mette sotto, almeno di uscire. Insomma, si pensava così. E ci si addormentava con queste belle cose, insomma. C'era il cordaio, poi c'era il fabbro, il falegname, il calzolaio, ed erano tutti sulla rocca, no? E noi potevamo andare avanti e indietro perché non c'era una macchina, c'era la macchina del medico. Soldi, pochini, miseria, tanta. Abbiamo comprato una casa, abbiamo speso 1 milione di allora, milione. Del 48, 1 milione. Diceva babbo, gliela facciamo a pagarla, questa casa? Sì, babbo, va, babbo, lavoriamo giorno e notte, però riusciamo a pagarla questa casa. E ci siamo riusciti, quella lì in piazza. Era le signorine Ragnetti, una faceva la maestra, è morta poverina. L'altra era impiegata all'ufficio postale, vicino lì. Poi c'erano il maestro di musica, Beniamino. Tutta la campagna, tutto qui, tutto il paese di Cartoceto, si conosceva tutto, tutti amici. Ma ricordo c'era il maestro di musica, che era una bella bestiaccia. Allora, come si chiamava? Beniamino. Aveva fatto la grande e ne aveva pulito tutto. Ha fatto la grande in mano a te. E l'ha fatta. Gli olivi, i rubinetti, cioè, gli aveva portato via anche le ladiche. Perché lui, se lo da lì non ci poteva condire, e non c'aveva i soldi, aveva 9 figli. Me lo ricordo bene, il Beniamino. Poi più giù c'era una famiglia che si chiamava Tilli, Francesco, la moglie si chiamava Arcoboia, non mi ricordo più il nome della moglie.
ad esempio, tra la rocca e la piazza, sembravano, fa per ridere, mica tanto, a noi ci sembrava due mondi diversi, perché in piazza c'erano, ad esempio, la farmacista, il dottore, c'era i vari, che noi chiamavamo ricchi, i vezzicheri, no? E i vari vezzicheri, perché dove c'è il comune c'era un vezzicheri, poi c'era il vezzicheri qui, poi c'era qua dove c'era Ambrosini, c'era vezzicheri. Quindi noi li chiamavamo i signori, ecco. E allora c'era quasi questo distacco dal popolo, un po' basso, e dalla piazza dove appunto erano, anche avevano studiato quelli, no, mettiamo, erano un po' diversi, ecco, cioè no diversi, intendiamo. Noi bambini, io ad esempio quando andavo in piazza, tanto per dire una stupidaggine, mia zia mi faceva cambiare tutto, ero piccola per andare a prendere il sale, mi faceva cambiare tutto perché andavo in piazza, che io poi toglievo in cima ai scalinoni lì, toglievo i sandali e andavo giù a piedi, cioè piedi nudi che mi piaceva da morire. Quant'era questo carnevale? Questo te lo dico subito, Cordeceto, anni 80. Anni 80. Anni 80. Raccontami. Il carnevale di Cartoceto. Ma il carnevale di Cartoceto era una cosa stupenda, spettacolare, lavoravamo di notte, e c'era tanta allegria, abbiamo messo a disponibile tutto il nostro capannone, le nostre attrezzature, il nostro tempo libero che avevamo. Sono anni che mi sono divertito davanti. Se potessi ritornare indietro lo farei volentieri, molto bene. Avevamo tanta gente, basta che tu guardi qua nel calendario, e questo calendario bisogna ringraziare Gabriele Vampa, il vecchio vigile di una volta, che lui ha tutti questi bei ricordi di tutti i carnevali, di tutto il paese di Cartoceto, sia Lucrezia sia Cartoceto, e anche questo carnevale ha dimostrato, vedi qua, quanta gente che veniva a prestare i nostri lavori, le nostre idee creative, diciamo. Comunque è stato molto bello. Che non c'erano macchine e ci avevamo tutta la libertà. E potevamo strillare, chiamare. Ad esempio io chiamavo mia mamma o mio padre che lavoravano in campo, che ha visto dove c'è Rosa Verde, Frattini, e un po' più in giù finiva il nostro campo. Quindi non era tre ettari con la casa, quindi era poco. Però era bello perché non andavano via. Cioè, io non sentivo che andavano al lavoro, no. Erano tutti qui. Siccome noi abitavamo in campagna, avevamo tutta la grazia di Dio, c'era le uova, il pollo, il coniglio, l'orticello da fianco che si coltivava tutto per mangiare e stavamo benino, la fame non l'abbiamo mai sofferta. E allora quando venivo a scuola, qui in paese, portavo via la merenda, però un pezzo di pane, una mela, qualche noce o un grappolo, 5-6 acini d'oliva per fare lo spuntino. Ma c'erano quelli del paese che mi aspettavano lì all'ingresso e sapevano che io lo davo, mi venivano incontro quello che c'era, mangiavano tutti, ma con la fame mangiavano, dovevo vedere che roba. E che fame c'avevano questi ragazzi. Si andava a guardare le pecore prima di andare alla scuola.
raccolgo la ghianda per il maiale e poi io da lì, sono vicino a casa vostra là, andavo a Cartaceto a piedi, andata e ritorno, sempre a piedi. Ma se hai da te, venne da Fefè da quella maniera. Che impare... No, loro saranno bravi, ma ce ne sono tanti che non... non sono tanto bravi. Da sopra quel... le ripe noi le chiamiamo. Da sopra lì, a lavorare a seccia per seccia, andavo fino lassù da Italo con le vacche, le mucche. E poi ritornavo giù e era su, su e giù, sempre a piedi. Penso lei, che vita. Il tuo ultimo giorno di scuola. È stato, babbo mi ha aspettato davanti alla porta della scuola, l'ultimo giorno. Mi ha chiesto, sei stato promosso, cucchino? Sì, babbo, va, tutto contento che era finita la scuola. A 12 anni ho fatto la quinta elementare io. Mi ha portato in un'osteria, mi ha pagato un bicchiere di aranciata, mai bevuta. L'aranciata io a 12 anni ancora non avevo bevuto un bicchiere di aranciata. E babbo, quanto è buona, cos'è? È aranciata, aranciata, cucchino, aranciata. Dopo mi ha portato da un falegname, lo stesso giorno, da un falegname, vicino alla chiesa, lì, chiaro, non è? Ha detto, lo prendi a lavorare questo ragazzo? Ha detto, mandalo su domani mattina, babbo, subito, subito a lavorare. Sì, i mestieri si devono imparare da ragazzi, quella è stata la risposta mia, la risposta, domanda e risposta. Innanzitutto si raccoglieva i truccioli per terra, mamma mia. Però mi ricordo c'era una tavola con la scritta arrivi e partenze. Arrivi perché si faceva anche le camere da letto. Camere matrimoniali da letto, si sposavano e crescevano i figli, nascevano i figli. Poi dopo le partenze, cimitero, arrivi e partenze. Rocca di Cartaceto si vive bene, dalla mia finestra vedo il mare, uno scampolo di mare, ho degli amici, dei vicini molto con cui mi sembra di avere un buon rapporto, sono tutti simpatici, almeno con me, e c'è silenzio, ci sono le campane che fanno compagnia. Non potevo chieder di meglio. No, com'era la scuola quando... Allora, io sono andato a scuola dal 34 al 39. Mm-hmm. Un anno sono stato ammalato. Non potevo andare a scuola. Ma... avevo le terisi, ti veniva tutti i foroncoli nel braccio. Mm-hmm. Era diciamo, un'infezione. Le medicine di allora
e le medicine di oggi non c'erano nemmeno la quinta parte. La scuola di ieri e la scuola di oggi c'è la differenza del 100%, perché prima un quaderno, un libro, la penna, e poi la penna non come adesso, c'era il calamaio, si bagnava la penna e poi si scriveva, quella rimaneva nella scuola. Quando noi non avevamo la sua età non eravamo messi tanto bene, andavamo a scuola a piedi, facevamo 7-8 km a piedi, con acqua, vento, non c'erano le macchine, era una vita un po' strana. Qui da noi, quanti io ero come te, si sentiva dire quando andavi alla scuola che c'erano le volpi, che c'erano i lupi, ma li vedevamo le figure sul libro della scuola, mica li vedevamo dal vivo. Quella volta non c'erano qui, se lasciavi i conigli fuori, ma là, quando abitavo là, dalla Romana, i conigli fuori nel forno, dappertutto, i conigli dappertutto, ma mica li toccava nessuno. Volevi mangiare il coniglio, andavo là tra l'erba con bastoni, da una botta, la prendevi. Adesso te li mangia tutti, li mangiano tutti gli animali. Mica si salvano più. Mi sembra la farina. Quello è un danno per l'agricoltura, no? La farina. La farina, il tas, la volpe, il lupo, tutti animali che non servivano. Quella volta si viveva tranquilli perché non c'erano. Allora, anche se i polli dormivano fuori, non li toccava nessuno. Adesso se un pollo dorme fuori, domani non c'è più. Camminavamo scalzi, non c'era le scarpe da mettere nei piedi all'estate. Un po' di isoccoli, se si chiamavano, li portavamo d'inverno proprio quando era fredda, la terra data, non si resisteva a camminare senza niente nei piedi. Ma appena che arrivava la primavera, si buttava via tutto e si camminava così, scalzi, per terra, i piedi duri, piccava tutti quei fustigoni che c'è sulla terra, quando falciavi l'erba poi diventava duro il sotto dell'erba che rimaneva lì, piccava, duravi magari 3 giorni camminare con la punta del piede perché di qua ti faceva male, ma mica adesso se ti pecca lo spino bisogna andare al pronto soccorso, disinfettare perché l'infezione, quel clatre, invece è nera così. Sono tutto povero. Si faceva la fame del pane, no? Come l'ho fatta io ho fatto la fame del pane. La ripalta, se andavo alla scuola a Cartoceto, la quarta e la quinta, scalzi, con un paio di zoccoli sulle spalle. Non li dovevi mettere perché si consumavano le brocche sotto. Sconviene, si mettevano là sotto il paese, si toglievano là sotto il paese, andate e ritorno scalzi. Ma anche d'inverno? No, a volte gli appava il freddo, e c'era nel piede la pelle, era una codica,
un dito dall'alberone si veniva la messa riparata. Guarda che sono 3-4 chilometri a piedi. Poi ne è quella malta, c'era così di malta. La casa nostra cominciava la strada buona, ora mio padre mi preparava sempre un mastel d'acqua, sa una pala, la prendevi e ci tenevi giù la pala. E poi andavo una messa a ritorno, si toglievano le scarpe e scalzi. Noi eravamo due fratelli, avevamo un paio di pantofole di pesa, sì, che così sono nel mercato, che costano, quella volta devono costare 2-3 lire, un paio in tre. Quando tornava l'altro le metteva e ripartiva. Le pantofole sempre in viaggio, un paio in tre, sempre scarsi. Quando ho ucciso il maiale c'era Branchesi qui, c'era 10 centimetri di neve sicuro. Noi scarsi avevamo la fontana a distante 150 metri. Giù dove stava Gasparelli, ci siamo stati 8 anni, e ci faceva Franchesi, ma non sentite freddo ragazzi? No, scalzi tra cranio, doppie rossi come il fuoco, non è che sentite freddo, scalzi, perché mi avevo sentito il 53 per sotto la stretta. 53, 54. Eravamo abituati anche a sopportare il freddo. Con il fuoco, un po' di legna sul camino e basta, mica c'erano i riscaldamenti, c'erano le finestre tutte buche. Dopo sposato dormivamo nella casa vecchia, che un inverno mi sveglio, sentivo un po' fresco di notte, no? Sul cuscino nevicava e passava dal tetto. C'erano i buchi, passava la neve, ha fatto un mucchietto così vicino al cuscino. Allora, quando siamo ritornati, era tardi la sera, c'era la Serafini, il formaggio si vedeva con le luci, c'era la luce, il paese di Bari, una trovata di formaggio, ci siamo rompicati uno sopra l'altro, siamo arrivati a prendere il formaggio. Erano due formaggi e poi avevamo fame. Costin, c'è un filet pan, e tu mi sono. C'avevano l'oliva, c'era il formaggio e l'oliva. Questo era fine, ma non siamo che accorto. Perché mio padre suonava la fisarmonica. Poi andava nelle case, perché allora si ballava sulle stalle. Si ballava, chi aveva la stalla grandella e lì si ballava. Ora io suonavo da Sgarzin, l'alberone. Ho detto, tu Pistolin, stammi che sa me. E che lascia il balema allora. E mi sono addormentato con lui, tra un po' di paia. Mi sono addormentato tutti e due, io dovevo avere 10 anni. Quando era verso le 3, mi fa mio zio, mio padre, dice, ma tu, tuo figlio, sei andato mai a vedere? E no. Ma mi sa che Sgarzini è morto. No. Se io provo a levare il fiulmo, è stata la prosciata. Una volta, mentre prendeva le bastonette grosse, c'era Calcinelli, il cinema, ancora la casa c'è, però il cinema non c'è più. E dentro, da dentro non si vede quante notte. C'erano tutte le luci.
Quando siamo usciti fuori era notte. Mamma mia, corpo ora a casa. Che sennò i genitori ci gridavano. Ma invece tanto non c'è masetto. Cattivi, cattivi no, ma più di una volta mi ci sono arrivati. Oh, voglio. Tanto da ragazzino qualche cosa si fa che non devi fare. E allora qualche volta, mia madre mi ricorda una volta ha preso un ramo di pianta lì nelle gambe nude, i pantaloni più corti dei suoi, ma ci vedevano le strisce così nelle gambe. Perché dopo l'altra volta ci pensi, però io sono contento così, perché se non fossero stato loro, però sì che io ero diverso. La mia padre è andata a vedere, e infatti lui mi ha preso in braccio, dormiamo tutti e due, dopo che è morto si è indurito, io stavo inchiodato, e dopo chiamò il figlio, lo sentì. Tuo padre è morto, c'è mio figlio in braccio, bisogna toglierlo senza svegliarlo, perché ha paura. E cuffi adesso, bisogna chiudere la serata, stanca brutta. E ha fatto mio zio, ora cercando a tirare fuori il bambino. Una volta tirare fuori il bambino, tiri giù un po' di paglia, lo copriamo. Mattina si vede. E cosa hanno fatto? Ma mi hanno tolto, non mi sono svegliato. Un po' di paglia, l'hanno coperto e a ballare fino alla mattina. Sono morto. E poi dopo c'era venuto sì Don Battistelli, era un prete molto... molto bravo, ci faceva, siccome non c'era niente a Cartoceto come al solito, c'era, allora ci faceva fare le commedie, e tutte femmine oppure tutti maschi, allora c'era il periodo che lo facevano i maschi e poi le femmine, e se ci voleva la femmina il maschio si vestiva da donna e così via, però era lì dal prete, no? Cioè, il teatrino, insomma, ed era una cosa, sa che era tutto pieno, era pieno perché non c'era niente, oppure anche al teatro giù che c'erano le commedie che venivano da Fano, oppure c'era una compagnia tra il maestro Enrico Occhialini, non so se l'ha sentito nominare, poi c'era la farmacista, poi Scalognini, un altro maestro, facevano le commedie e ci si andava perché era bellino quel, quando era fatto, adesso è tutto rotto, cioè rotto, non è normale ancora, no, come teatro. A chi? Mi diceva questo amico mio ieri sera che parlavamo nel bar, sai Walter cosa rifarei? Riprenderei quei vecchi amici miei di 50 anni fa, prenderei una sala piccola e rifarei quelle orchestre che facevamo noi una volta. La gente, sono sicuro che è più fido che negli altri posti. Perché oggi vai a ballare, uno balla in un modo, uno in un altro, non ci si capisce niente. A me è piaciuto ballare, sono stato un ballerino, ma a questi adesso non mi piacciono. Non ci vado nemmeno. Poi adesso anche le discoteche le aprono a mezzanotte, le aprono fino alla mattina. Una volta invece in giro non si andava perché i genitori non volevano, le donne specialmente. E poi a mezzanotte si chiudeva tutto, tutti a casa. Invece adesso partono a mezzanotte e alla mattina se va tutto bene ritornano a casa, se no muoiono per strada. Non sono andato a giocare con i bambini in giro con
i giovani della Tamia, io sono venuto a lavorare qui e ho sempre lavorato. Dopo nel 1956 sono venuto ad abitare lì, quella casa lì. Mm-hmm. Lì c'erano le mucche, c'erano tutte le cose del contadino, le mucche, la stalla, la cantina. Di notte io dormivo nella stalla dove c'erano le mucche. Mm-hmm. E facevo il lavoro dei campi. Mm-hmm. Badavo le mucche, facevo il lavoro dei campi, come, però non col trattore. Mm-hmm. E con le mucche che c'erano nella stalla le facevo lavorare, no? Dopo avevamo delle pecore, due pecore e un bersnul. Un maschio per le pecore. Quando andavamo su nella strada di quella selva, là, quella macchia, venendo giù, io ero apparita nel greppo. Quello mi dà una scornata dietro la schiena. Ho fatto tutto giù fino nella piana sotto. Siccome c'era l'acqua qui nella rocca, non c'era, c'era solo nelle fontanelle. Però mia nonna, siccome il tubo per andare per fare per le fontanelle passava vicino al cancello, allora l'aveva preso e noi nel lavandino ci avevamo l'acqua, quindi era, sembravamo signori. La luce sì, perché ero vicino, non è che perché i contadini allora non ce l'avevano. Noi siamo mio padre e madre. Facevano i contadini. Non c'era né corrente né acqua. L'acqua si andava a prendere nel pozzo con dei secchi per bere per me, per le persone e anche per le mucche. Con questo qui, non era questo, ma è un altro simile. Questo si chiama giungo. Si metteva così, qui ci si metteva un secchio per parte e si portava l'acqua alle mucche. Mm-hmm. 4-5 viaggi, sì, dipende dalle mucche che c'era. Mm-hmm. E poi tutti i giorni, questo, sì, tre volte al giorno si faceva. Ma l'acqua non è che c'era la pompa che lo portava su, si tirava su quel secchio con la catena. Mandava il secchio dentro il pozzo, si riempiva e poi si tirava su. Poi si versava nell'altro secchio. Non era facile. Poi io a 20 anni, ero giovane, 20 anni sia giovane, avevamo il camion, io di notte facevo l'acqua a Cartoceto perché mandavo l'acqua anche da tuo padre giù, perché non c'era la condutture. Praticamente dormivo quella mezz'ora che potevo sotto il camion mentre scaricavo il camion l'acqua del camion. Ho lavorato da 14 anni, sono stato malato, ne ho 68, ancora lavoro. Ringrazio Dio che sto bene, ringrazio tutti quelli che mi stanno curando, non lo so cosa dire più. Una giornata di lavoro era lunga per me all'età sua come adesso, di 15 ore medie, 14, 15, ma anche di più, ma adesso in media non era di più, perché sennò io ho fatto anche, diciamo, per d'estate ho fatto molte, per molti anni, 18-19 ore al giorno senza fermarsi, si mandava, si partiva, poi di notte, d'estate, quando si trebbiava, quando si arava la terra, i primi tempi che i trattori ce n'erano pochi, si stava sempre sul trattore, mica sì, quando si trebbiava il grano sull'aia, si andava dietro la macchina, per 15 giorni non si fermava mai, mica veniva, si veniva a casa a dormire, dormiva per terra. I primi anni che si arava la terra da tutti con un trattore, magari eravamo due o tre, sì, a turno, ma non venivi a casa, mica c'era il mezzo, magari lavoravi a un chilometro o due da casa, non era lontano, ma dovevi venire a casa a piedi e poi dormire e poi tornare giù dopo di due o tre ore, non facevi il tempo, ti buttavi giù per terra.
La mia vita è stata un po' dura, perché ero il più grande, nel senso che ho lavorato forte. Allora, però gli altri più piccoli, i miei fratelli, andavano meno. Io con le bestie da tutte le parti, eccetera, lavoravo, sì, allora. Per lavorare ho lavorato molto, fino a pochi tempo fa. Perché quella volta mi piaceva ancora di lavorare, non stare male, come fai i cantonieri, gli operai del comune, uno lavora e un altro tra i guardi, quel fa quello. Ma lì te prendi la pala, io la zappa e si lavora. Capito com'era? Già. Bisogna domarle, bisogna fare l'esercitazione allora da piccole. Da quando avevo i corni così corti, si incominciava, avevano 13-14 mesi, 15 mesi, queste bestie, queste mucche, i figli delle mucche. E si incominciavano a farle imparare di lavorare. All'inizio sono un po' cattive, quando le porti fuori, vogliono fare quel colore. E allora mettevo una mucca giovane con una anziana, con una vecchia, che quella vecchia era come una persona, ma più robusta di una persona. La mettevo assieme, allora anche la piccola, se voleva fare quello che voleva, non lo faceva perché l'altra non si muoveva. Capito? Così le ho istruite parecchi anni, un paio all'anno le istruivo, poi le cambiavo, ricominciavo a istruirle un po'. E si lavorava così, con le mucche. Le mucche avevano i nomi. E quella di destra si chiamava Biu, quella di sinistra si chiamava Buni. Allora, secondo dove si dovevano spostare, le chiamavo io, no? Biu sta più giù, Buni, in fondo doveva girare a sinistra, tirava. E mettevamo delle corde lunghe che arrivavano fino dietro, che cioè loro con la morsa al naso, tiravi la morsa, quella di sinistra, lei capiva che doveva girare di qua, e tirava l'altra che le venisse dietro, capito? Quando era in cima il campo, doveva girare di sinistra un'altra volta, allora lei tirava giù, l'altra entrava nel solco e lei stava di fuori. Una camminava nel solco, una di fuori. La luna che illuminava. Se pioveva, quello voleva, cioè, il tempo era bello. E poi era tutto un cantatrice. Cantavano tutti. Per farci vedere che era andato su anche lui a arare. Tutto un cantatrice che ciuffleva. Che la campagna tutta sveglia era. A Roma è fatica, ma non ci andavano perché non c'era niente. Tutti in piedi. E quando c'era il padre di Antonio Rondina, dove preso le travi là, quel po' non lasciava di meglio. O cantava le canzoni o stornelli. Poi c'era, se c'era qualcuno che gli rispondeva, allora sì, da un mondo all'altro, tutti quegli stornelli che si offendevano anche, si offendevano.
uccisi, mica, nello stato buono. Ho notato tante volte mia madre, che noi non ci svegliavamo neanche lei, dice ragazzi che anche nel mare me l'hai un po' accanta. Se si faceva produrre il grano per un anno per fare il pane, era già ricco, ma non succedeva tutti gli anni così. Lavoravi un anno per produrre il grano per 5-6 mesi delle volte, poi finiva, bisogna andare in cerca, fare dei debiti dal molinaio e poi ripagavi l'anno dopo se ti faceva un po' più di grano perché non avevi soldi da pagargli la farina, lui per darti la farina ti dice tutta la farina, però tu il grano ce l'hai, entro il grano, come si fa? Allora lui segnava, da tanta farina doveva dare tanto grano l'anno dopo. Era tutto un logicateccio, Dio a mia madre, che lei è devota, ha detto, ma lei ogni stella, ragazzi, ispira un'anima. Ed è prima arcangelo Sant'Anna, come diva, stella sfileta, anima spireta, curi Sant'Anna ancora anima. Quando c'era quella luna, tutte quelle stelle che piovevano. E noi eravamo, perché allora si... verso l'uno si andava solo a arare. Erano come dei bruchi. Si andava a raccogliere la foglia di... noi del moro, come si chiama? Dei mori. No. I gelsi. I gelsi. Anche dove c'era da lontano a casa con le balle piene e si portava sulle spalle. E poi si stendevano, dicevano, le graggiole, c'erano delle graggiole, si stendevano lì sopra e si buttava da mangiare. Poi all'ultimo, contempo che erano vivi lì, si mettevano nelle fratte, bucavano il suo in mezzo e facevano dei bozzoli di seta. Il fondo questo qui era pieno di gelsi perché una volta si usava fare i bacchi da seta e quello lì non c'erano gli olivi, ce n'era due qui degli olivi. Dopo sti bacchi da seta non andavano più, per liberare i campi si è stato tolto i gelsi, posto qui nel campo i gelsi non ci sono più e si sono piantati un po' di olivi. Nel 61 li ho piantati i primi olivi, li ho piantati nel 61, quando ho fatto l'eclissi e il sole. Abbiamo fatto i buchi con le mani, la vanga, il piccone e la pala, il badile. E di lì, e dopo, sono venuti su queste piante e ho cominciato ad avere un po' di olio. Se no l'olio non c'era, si andava a raccogliere, aiutare a raccogliere le olive da quelli che avevano gli olivi. Allora ti davano un po' di olio. Ah no, e non ci stanno neanche adesso sotto padrone. Cosa vuol dire? Vuol dire che comandava tutto il padrone e noi lavoravamo, facciamo i coltivatori diretti, i contadini. Coltivatori. I misadri, a volte erano i coltivatori diretti. Cosa faceva? Diceva Gino quando veniva giù. Ma tanto il pollo come fa la Lidia, non lo fa. Adesso hanno imparato loro, io sono esclusa. Quando vengono ci mangiano lo stesso. E oramai siamo anziani, dopo prende l'agitazione. No, certo. Non viene. Allora, il pollo, i conigli? E i conigli, mi sono quasi morti tutti. A Lucchetti mi chiamano il re dell'oca. È vero? Quando una cosa è apprezzata dalla gente, che ti arrivano i clienti nuovi, e ti si allarga, vuol dire che tu fai un lavoro perfetto. Da noi pulite, sono pulite, ma non poco, tantissimo, perché mi fermano, mi dicono, noi una cosa così non l'ho mai vista. E in più il prodotto è buono, perché gli diamo, anche se guadagniamo qualcosa di meno, perché tanto per fare roba buona, bisogna che spendi un po' di più,
però alla fine, se facciamo i conti, guadagni lì, perché tanto ne vendi di più. Quanti galli! Caso al mondo, non è il primo caso a Pesaro, Fano in Italia. Il mio caso al San Raffaele di Milano è il primo caso al mondo. Non è mai successo che un tumore dalla lingua va in un organo. Sì, avevo 13 anni quando mi è mancato, forse anche quello. Vabbè, però... Era duro per lei quando è morto. Ma poi perché siamo andati a letto, le dico che ha giocato tutta la serata qua. Poi di notte mi dice il dottore, vieni a vedere tuo padre che è morto. No, cioè vabbè, adesso no. E così è stato. Vabbè. Però era una famiglia unita. Intendiamoci, c'erano le discussioni, c'era mia zia che brontolava sempre e la sorella di mio padre, però eravamo uniti, ecco, questo sì. Adesso sempre sono guarito, devo continuare ancora qualche mese, però parti con la macchina, uno ti viene addosso, ti ammazza, no, il destino cosa sai qual è, perché non è così Carlo, è così. Nel brutto, nel bello, ho avuto una vita abbastanza. Poi ho avuto lui, ho avuto loro due. E poi c'ho i nipoti. Cosa voglio di più? Le fabbriche grosse sfornano le finestre come i fischioni. Escono fuori, costano poco, durano poco, ma però il falegname piccolo, piccolo, piccolo sta per scomparire. Era pieno di gente, non c'era una casa vuota. Adesso sono tutte vuote. La campagna era piena di gente, le mucche vaccine, pecore, le capre, eccetera, chi c'aveva, eccetera. C'era. Adesso non c'è più niente. Era meglio allora, una volta non c'era i soldi, però c'era quella gran fratellanza, tutti uniti. Se aveva la disgrazia uno, tutti lì. L'aria era sempre piena. E
ma lì piano piano abbiamo consumato tutta la vita. Tu c'hai una vita davanti ancora. Speriamo che non sia dura come la mia. Ma io sono contento di aver fatto così. Perché da niente sono arrivato fin qua. La salute ce l'ho. Un paradiso c'è? Ah! Quando si va su si vedrà, non lo so. Qui no! Qui non c'è. Ma no, perché adesso poi... E almeno di farsi godere gli ultimi giorni della vita. Invece... ci sta male, è lì. Ho visto di tutto, quindi posso dire che quando muoio, muoio tranquillo. Io che sono diventato non vecchio ma anziano, devo ringraziare il Dio che dopo 4 tumori ancora sono qui e che tu mi fai l'intervista, questo ci tengo molto a dirlo. È stata una sofferenza continua, però sono contento di averla vissuta, sono contento di averla vissuta. Sì, sapete dopo, gli ulivi erano andati a casa, sì, sì. Si inizia a bere un goccio là. Buonasera.